Tensioni e divisioni all'interno della maggioranza di centrodestra alla guida del comune di Novi Ligure. È accaduto lunedì sera in occasione del consiglio comunale che si è tenuto in videoconferenza. Tra i temi all'ordine del giorno vi era il voto sulla proroga di 12 mesi della convenzione con il consorzio Sporting Novi, l'ente che gestisce gli impianti sportivi cittadini. L'assessore allo sport, Costanzo Cuccuru, ha così presentato un documento, già votato dalla maggioranza in una precedente commissione, per il rinnovo dell'accordo in scadenza il prossimo 31 dicembre. Un voto che però non è nemmeno arrivato dal momento in cui il sindaco Giampaolo Cabella ha posto la sospensiva sulla tematica, in quanto alcune delle strutture non sarebbero a norma. Un mero pretesto, a detta dell'opposizione di centrosinistra, e non solo. Alla decisione del primo cittadino novese si è infatti opposto il capogruppo della Lega Marco Bertoli, che si è astenuto, seguito dal parere contrario dei consiglieri Francesco Bonvini e Cristina Sabadin. Queste le dure parole pronunciate da Bertoli nel corso della seduta. Perché queste spaccature lasciano dei segni. Questa è una spaccatura che è una cosa molto grave e molto triste. La Lega alle elezioni è uscita come un partito forte, un partito fortissimo, eravamo in 8, si è rimasto in 7 e adesso c'è questa grande spaccatura. Questa spaccatura qua c'era già stata in precedenza all'interno della Lega, quando c'era da fatto da votare sull'IMU, l'aumento delle tasse. Io mi ricordo che io, Sabadini e Bonvini non eravamo d'accordo all'emendamento Perotti che prevedeva l'aumento delle tasse. Però per tenere unita il gruppo della Lega io avevo invitato da capogruppo tutti a andare dietro l'emendamento di Giacomo Perotti, così è stato fatto e così sì è vero che il centrodestra per la prima volta ha aumentato le tasse, però il gruppo della Lega è rimasto compatto. Stavolta non si è riusciti a rimanere compatti, perché poi la corda a forza di tirare, poi inevitabilmente si spezza. La sospensiva è poi passata per un solo voto, grazie al benestare di Lucia Zippo, capogruppo del Movimento 5 Stelle. La discussione è quindi stata rinviata alla prossima commissione, la cui data deve ancora essere fissata. Gli strascichi lasciati dall'assemblea sono però evidenti. Il giorno successivo, fuori dalla sede novese della Lega, sono comparsi striscioni, firmati i cittadini, contro gli stessi Bertoli, Bonvini e Sabadin, bollati come dissidenti. Sporting Novi, attraverso il suo consiglio direttivo, ha intanto deciso all'unanimità di dare revoca alla richiesta di proroga. Questo significa che dal 1 gennaio non ci sarà più alcun ente gestore degli impianti. Una bella gatta da pelare per l'amministrazione, che dovrà necessariamente preparare una gara pubblica per l'affidamento delle strutture in quella che potrebbe rivelarsi una vera lotta contro il tempo.